Salve a tutti voi, questa puntata di Edilizia Sicura, che è la prima della nuova serie 2013-2014, è dedicata interamente al problema della ricostruzione di case e capannoni dopo il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012. Vedremo inoltre il problema del risparmio energetico. Quando si ricostruiscono case e capannoni è essenziale pensare anche al risparmio energetico per ridurre i costi e avere il massimo dei benefici. Una novità per la nuova serie 2013-2014 dei filmati stranieri che abbiamo tradotto per voi, filmati sulla sicurezza sul lavoro. Quello che vi presentiamo oggi è stato prodotto dal Canada. Il sisma ha interessato ben 58 comuni in tutta la nostra regione e sono state evase oltre 42.000 schede AEDES per determinare il grado di inagibilità. Abbiamo 6.100 edifici con inagibilità di tipo BC, oltre 7.900 inagibilità di tipo E, per un totale di 13.982 edifici inagibili, che a sua volta hanno determinato oltre 18.000 unità abitative inagibili con esito BC, 14.750 unità con inagibilità di tipo E, per un totale di oltre 33.000 unità abitative inagibili. Purtroppo, nonostante questi numeri, ad oggi risultano presentate circa il 15% delle domande relative agli edifici danneggiati. Per unità immobiliari inagibili alla data del sisma, che erano destinate a abitazione principale e ad unità produttive in esercizio, il costo convenzionale dell'intervento comprende le indagini e le prove di laboratorio, le opere di intervento di messa in sicurezza, le spese tecniche, i compensi per gli amministratori dei condomini, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio, le finiture connesse agli interventi anche sulle parti comuni, e inoltre comprende le opere di finiture interne connesse ai predetti interventi, la riparazione degli impianti interni ed anche una quota di miglioramento per l'efficienza energetica, e il contributo per queste opere è pari al 100%. In sostanza, chi aveva unità immobiliare, la prima abitazione o una attività produttiva in esercizio non deve sborsare un solo euro. Parliamo di ricostruzione, parliamo di un progetto della società civile che si chiama Open Ricostruzione. È un progetto che si compone di due elementi. In primo luogo, la Regione Emilia-Romagna insieme ad ANCI ha raccolto in maniera puntuale tutti i dati dei danni e delle donazioni realizzate e versate per la ricostruzione di edifici pubblici di tutto il cratere sismico. Tutti questi dati sono visualizzabili dai cittadini in un sito che si chiama Open Ricostruzione, raggiungibile all'indirizzo www.openricostruzione.it. A partire da questo sforzo, ActionAid, che è un'associazione internazionale che opera anche sul territorio italiano, sta cercando di avviare dei percorsi di monitoraggio partecipato degli appalti della ricostruzione che coinvolgono i cittadini dei comuni colpiti. Stiamo operando attualmente in 5 comuni in tutte le province colpite. Siamo a Crevalcore, a Bondeno, a San Felice, a Finale e a Reggiolo. In ognuno dei comuni in cui andiamo ad operare noi realizziamo 4 incontri concordati con l'amministrazione comunale, in cui di comune accordo scegliamo un'opera pubblica che ci serve come esempio per contestualizzare concetti anche abbastanza astratti. Questa opera pubblica viene analizzata insieme ai cittadini. Che tipo di informazioni veicoliamo? Veicoliamo 3 tipi di informazioni. La prima è una attività di documentazione fotografica della città, dell'opera, del cantiere, perché vogliamo anche raccontare il territorio attraverso la fotografia e la narrazione. La seconda è un'attività di alfabetizzazione digitale, perché vogliamo che i cittadini siano in grado di analizzare i dati della ricostruzione e veicolarli anche attraverso visualizzazioni
funzioni interattive, e la terza, molto importante, è che attraverso il supporto di un legale facciamo un'analisi del procedimento amministrativo e insegniamo ai cittadini come possono leggere le carte che vengono prodotte dal comune nel momento della progettazione, affidamento dell'appalto ed esecuzione dell'opera. Crediamo che questo sforzo sia un tentativo di creare delle competenze di cittadinanza che siano utili anche per aumentare la capacità del territorio di selezionare le imprese che fanno più attenzione alla sicurezza, alla qualità del lavoro e alla sostenibilità della ricostruzione. Ance Bologna, così a pari delle associazioni delle altre province rivolte del territorio, è un'associazione che rappresenta imprese che hanno una tradizione sul territorio, una capacità progettuale e operativa che crediamo che debba essere presa in considerazione proprio da tutti coloro che si affacciano a quanto accaduto, in maniera quindi propositiva, progettuale, per realizzare evidentemente o recuperare quanto appunto è andato perso. Noi quindi vogliamo valorizzare questo rapporto che abbiamo sul territorio, presentandoci, raccontando come noi intendiamo intervenire, quello che noi sappiamo fare evidentemente, in particolare attraverso un fascicoletto. Ci sono alcuni passi che possono essere, come dire, letti e compresi proprio per intervenire nel rapporto, come prima dicevo. Abbiamo anche un sito che si chiama Ance per la ricostruzione, che così spiega anche quelli possono essere gli approcci proprio che devono essere fatti per velocizzare tutto l'iter amministrativo che è relativo alla ricostruzione. Inoltre, attraverso appunto incontri, c'è questo, ce ne sono sugli altri province del cratere coinvolto appunto negli avvenimenti, negli accadimenti di cui prima, le imprese si presentano e raccontano quello che sanno fare e cosa propongono proprio ai cittadini. Ricostruire le nostre città colpite pesantemente lo scorso maggio dall'evento sismico ci ha imposto di ragionare su come dobbiamo ricostruire e quali criteri da seguire. Per riconsegnare una ricostruzione basata sulla bioedilizia, sul risparmio energetico, sull'ecocompatibilità, una ricostruzione però che sia anche sana e scevra da tutti quei fenomeni di infiltrazione malavitose oggi presenti che si affacciano oggi sul nostro territorio. È chiaro che i dilemmi sono tanti, la contrapposizione tra legalità e occupazione è un tema che va affrontato e sviscerato con cura. Dobbiamo ricostruire in sicurezza, dobbiamo ricostruire con materiale e risorse ecocompatibili, dobbiamo rilanciare il settore, ma lo dobbiamo fare mantenendo fermi quei principi di legalità, evitare che anche nel nostro territorio si diffondano fenomeni sempre più preoccupanti che oggi si affacciano all'orizzonte, tali per cui però non ci sia una contrapposizione o un ostacolo rispetto alla tutela e al mantenimento della forza occupazionale. Il terremoto e le risorse legate che sono pervenute in Emilia-Romagna attraverso la ricostruzione, finalizzata la ricostruzione, ci impegnano in questa nuova sfida. Sono risorse importanti per far ripartire un settore senz'altro in crisi, per ridare slancio a una forza occupazionale oggi pesantemente colpita dalla crisi degli ultimi 4 anni. Nella nostra regione sono 46.000 i posti di lavoro persi dal 2008 ad oggi in edilizia, e sappiamo bene che l'edilizia è il volano per la ripresa, il volano per qualunque ripresa economica. Abbiamo una forza lavoro qualificata anche attraverso i nostri enti bilaterali. Come coordinatore della sicurezza in questa fase di ricostruzione post sisma, la cosa fondamentale a mio avviso è, oltre alla scelta del professionista, quando si scelgono le imprese, verificare tutto quello che è previsto per l'idoneità tecnico-professionale della stessa. In particolare, secondo le procedure previste dalle ordinanze, verificare che imprese, lavoratori autonomi siano comunque persone ditte in regola,
questo sia per il discorso della correttezza nei confronti dei contributi, sia per la sicurezza nei cantieri. Debbono essere persone provviste di tutta la documentazione richiesta dalla normativa, in particolare il primo documento è il DURC, il documento di regolarità contributiva, senza il quale le ditte, i lavoratori autonomi non potrebbero entrare nel cantiere, ma questo è anche un compito fondamentale dei coordinatori, proprio di non farli entrare, perché si deve generare una cultura della sicurezza, iniziare appunto da queste cose. In cantiere può entrare solo quella ditta, quel lavoratore autonomo che è in regola. Poi si tratta appunto di coordinare tutte queste persone, perché oggi nei cantieri si trovano molto spesso delle situazioni in cui di 5 lavoratori sono 5 lavoratori autonomi. Un infortunio sul lavoro è un costo nell'immediato per il cantiere, ma comunque anche per tutta la società, perché è un costo che poi viene coperto dalla fiscalità e comunque dalla contribuzione pubblica. You don't get it. That truck's been with me through everything. Everything what? A million 3 a.m. trips to 7-Eleven? You have no idea what can happen at 7-Eleven. Tu non hai idea di cosa possa succedere in discoteca nel mezzo della notte. You turn 60. It's called being an adult. Non so se devo sapere. Whatever. Thanks for the lift. Grazie per il passaggio. La mia tuta da ginnastica. I think my truck's hooped. Vuoi giocare a qualcosa? Sarebbe imbarazzante. It's an embarrassment. Sai cos'è imbarazzante? La tua maglietta è imbarazzante. La mia maglietta è bellissima. This shirt is awesome. Te l'ha detto la mamma? No. Sai che cosa non è bellissimo? Ho lasciato l'imbragatura sul mio furgone. Vuoi tornare indietro a prenderla? No, va bene così, dobbiamo lavorare. Giuro? Sì, dai, andrà tutto bene. Grazie per il passaggio. La mia tuta da ginnastica. Vuoi giocare a qualcosa? Sarebbe imbarazzante. Sai cos'è imbarazzante? La tua maglietta è imbarazzante. La mia maglietta è bellissima. Sai cosa non è bellissimo? Ho lasciato l'imbragatura sul mio furgone. Vuoi tornare indietro a prenderla? Sì, dovrei proprio prenderla. Lasciami qua e vai. Tutto bene? Sì, tirami su adesso. Sicuramente il fatto di puntare sull'innovazione tecnologica, sul risparmio energetico, potrà essere sicuramente una via di uscita per le imprese che rimarranno vive dopo questa forte crisi. Però ovviamente bisogna arrivarci in questo momento. Uno degli strumenti che può aiutare quindi le imprese sotto questo punto di vista è sicuramente la formazione che la scuola edile bolognese svolge e che si occupa ovviamente di anche sia di innovazione ma anche di risparmio energetico. Non bisogna perdere di vista comunque anche gli eventi che sono successi nell'ultimo anno, gli eventi che sono successi a Modena in particolar modo e che comunque ci hanno coinvolto sotto tutti i punti di vista, e le attività che si dovranno venire a intraprendere le imprese e i suoi lavoratori in quei cantieri. Cantieri rischiosissimi per 101 motivi, lavorare un cantiere pericoloso
circolante in una zona che ha avuto delle grosse scosse, ovviamente non è la stessa cosa di lavorare in un cantiere ex novo dove non era mai successo nulla di simile. E quindi anche se sotto questo aspetto la scuola si sta specializzando e si specializzerà sempre di più, anche perché le disposizioni sia nazionali che regionali un domani sicuramente dovranno tenere presente di questi eventi. In questa puntata, dove si parla di interventi post-sisma, mi piacerebbe segnalare anche che l'Istituto Edile organizza in questa occasione e in quest'ultimo periodo dei corsi di formazione specifici per tecnici, operai specializzati o comunque tutte le figure professionali che intervengono nelle situazioni in cui si eseguono lavori di ripristino delle strutture e delle costruzioni danneggiate dopo gli eventi sismici. E proprio qui abbiamo un semplice esempio che verrà utilizzato in uno dei nostri corsi di formazione, in cui abbiamo simulato una lesione su una muratura portante che verrà successivamente sistemata iniettando delle miscele cementizie e completando appunto il lavoro con fasciature, con fibre di carbonio o altro. Allo scopo proprio di vedere insieme ai tecnici e a chi produce questi materiali il modo corretto di posa in opera. Molte volte non si prende in considerazione il fatto che con l'occasione e con la necessità di intervenire dopo un evento sismico ci sia la possibilità potenziale addirittura di migliorare poi i fabbricati esistenti, e qui ne abbiamo proprio un esempio. È un frutto della collaborazione tra Università di Innsbruck e Roma, e il risultato è quello di interventi concreti che sono stati realizzati. Qui ne vediamo un prototipo che prevedono una fodera interna in legno che viene accostata alla muratura lesionata e a questa graffata in vari punti. E il vantaggio qui è una notevole capacità di assorbimento sismico della parete che viene a formarsi all'interno del fabbricato, e questa ovviamente diventa anche una bella scusa per poter migliorare anche la qualità di un edificio, di un fabbricato esistente, avendo all'interno uno spessore notevole di legno e un materiale caldo, un materiale che si lavora molto bene e può essere rifinito in vari modi. Quindi diventa un'ottima possibilità anche per migliorare poi la qualità anche interna dei fabbricati. Come tutti sanno, in Emilia-Romagna c'è stato un tremendo terremoto. Oggi si sta ricostruendo, i comuni sono molto impegnati, i cittadini stanno facendo tutti i loro interventi. Quello che mi preme sottolineare è che è purtroppo, diciamo, drammaticamente un'occasione che può essere trasformata in positivo per realizzare una nuova edilizia, sicura sismicamente ed efficiente dal punto di vista energetico. Quindi una nuova edilizia che, oltre a dare alla persona la sicurezza di stare in casa propria senza grossi rischi, anche quella di avere una riduzione consistente della bolletta energetica, e guardando al futuro questa è una grande prospettiva, perché come si saprà il petrolio crescerà, il gas crescerà, e avere una casa che consuma quasi zero è un vantaggio per la bolletta delle famiglie indiscutibile. Per fare questo ovviamente le famiglie possono ricorrere agli incentivi, per chi ha avuto le zone terremotate, cioè le case terremotate, ha degli incentivi specifici e dedicati a questo, mentre invece per chi ha una casa che è stata parzialmente lesionata o comunque una casa che vuole ristrutturare può ricorrere oggi agli incentivi del 65% degli interventi sulla parte relativa all'efficienza energetica e del 50% sulla parte della ristrutturazione edilizia. Di conseguenza è un vantaggio economico consistente. Qui ci troviamo in mezzo alla zona del terremoto. È ovvio che in prima fila sta il desiderio di ricostruire. È importante, quando si ricostruisce, ovviamente rispettare tutte le regole che garantiscono la sicurezza sismica, però nel contemporaneo ci vuole anche la garanzia che queste case siano allineate ai nuovi obiettivi di una nuova edilizia. Per questo è importante domandarsi cosa sono le case del domani e del dopodomani, che rispettano l'ambiente, che rispettano ovviamente
ciò che è legato al comfort abitativo e ciò che garantisce anche un risparmio, cioè la casa deve essere oggi di alta qualità energetica, significa un massimo di comfort in tutte le stagioni senza dover investire in energie né d'inverno né d'estate. Questo oggi non è fantascienza, questo oggi ci permette, utilizzando le nuove tecnologie, nuovi sistemi, nuovi materiali, proprio per azzerare il consumo di energia. Significa però che ci vuole una progettazione integrata, cioè abbinare i temi della sicurezza sismica, la qualità ovviamente statica e anche ciò che è legato all'efficienza energetica, cioè l'uso intelligente dell'energia. Una particolare cura dell'involucro, una particolare cura nella scelta dell'impiantistica e tutto ciò ci permette di minimizzare il consumo di energia e di ottimizzare il comfort abitativo. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata dedicata interamente alla ricostruzione nelle zone terremotate. Thank you.